2023, Max Montana annuncia che gennaio o fine gennaio o primi di febbraio ci sarebbe stato un annuncio, sarebbe stato un annuncio importante per i suoi detrattori. Riascoltiamolo e poi ci dividiamo. Ovviamente ognuno di voi è padrone di pensarla come vuole, ripeto, sappiate che le cose che vengono dette sono parole al vento, io ho dei dati di fatto, ok? Poi a gennaio, esattamente a gennaio, febbraio, primi di gennaio, metà gennaio, vi farò una sorpresa che metterà a tacere tutti quelli che mi hanno attaccato. E dovete aspettare gennaio però, perché succederà una cosa molto importante e metterà a tacere tutto quello che è stato detto. Così si dovranno o rimangiare o vergognare delle vaccate che sono state proferite. In attesa di questa annunciazione particolare del Max Montaigne, oggi si aprirà un altro argomento importante per quanto riguarda alcune dichiarazioni che sta mandando avanti mentalmente un uomo di 60 anni, che forse effettivamente essendo in pensione non ha un cazzo da fare, per quanto riguarda gli iscritti. Guardate il video, mi dispiace, questo video qua non è certamente per un pubblico di minori. Ma signori e signore, soprattutto che seguiranno questo spezzone di questa dichiarazione del parrucchino di Parma, state attenti, perché quello che sta dicendo è tutto un continuo contro, 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 contro. Mentalmente non riesce a ricordarsi, non riesce comunque a collegare uno più uno, perché forse magari per lui uno più uno fa tre, ma la matematica, non essendo un'opinione, uno più uno fa due. Almeno se nessuno un giorno magari mi potrà dire è diverso. A dopo. Non a caso credo di essere l'unico youtuber, credo, non vorrei dire una sciocchezza, che non ha mai chiesto l'iscrizione al canale, non ha mai chiesto di lasciare un like al canale. Mai. Fate a vostra discrezione come più vi aggrada. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Perché, ripeto, l'elemosina la chiedono coloro che hanno delle difficoltà. I mendicanti ai quali va il massimo rispetto. Io non sono un mendicante, io non ho bisogno dell'elemosina, io voglio soltanto il rispetto per le mie idee e per le mie posizioni. Poi per il resto, ognuno nella propria vita fa quello che vuole. Cosa dobbiamo dire? Magari qualcuno magari nei commenti arriverà a dire ma che cazzo stai dicendo? No, questa in realtà non è l'intelligenza artificiale che mi sono inventato, queste sono le dichiarazioni che lui negli ultimi due video ha fatto riguardo delle iscrizioni, che dice che lui non fa nessuna richiesta di iscrizione e like, però ad ogni fine video che lui pubblica, a volte scrive iscrivetevi al canale, addirittura iscrivetevi, abbonatevi al canale, ancora con questo fatto dell'abbonamento ci sta, anche perché ha già raccolto diversi soldi tempo fa per quanto riguarda le donazioni, e ci mancherebbe. Voi credete, ci credete, non ci credete, lo stesso. Questa è la realtà, non è intelligenza artificiale, ma è la pura realtà. Per oggi finisco qua, il prossimo preparatevi. Tenetevi stretto per quanto riguarda la campanella, soprattutto sul mio canale, perché nel prossimo video si parlerà di argomentazioni che detrattori come sono io, attualmente lui dichiara che purtroppo non abbiamo nessuna argomentazione. Si aprirà un altro faldone. Mi raccomando, seguitemi ancora, perché ci sarà da tante cose da ridere e da scherzare e da parlare di questa persona che ogni giorno mi stupisce sempre di più, sicuramente in maniera negativa. Ciao a tutti.